parla, successo di tutto. Opini, andiamoci a vedere il video che poi sta arrivando. Opini, amanti del calcio e non solo, benvenuti. Vi avevo parlato qualche ora fa di un'indiscrezione clamorosa da parte di Massimo Brambati, che non solo è un collaboratore di vecchia data di Telecity, diretta studio, ma è un ex calciatore, un procuratore, ha contatti nel mondo del calcio da una vita e ha conoscenze in ogni ambito, tant'è vero che è stato il primo in assoluto, non in Italia, ma in Europa, a parlare dell'affare Cristiano Ronaldo alla Juventus qualche tempo fa, ma con molto anticipo, ripeto. Oggi ho il piacere di averlo qua in un video brevissimo che faremo, non vogliamo dilungarci più di tanto, per parlare di quanto gli è arrivato alle orecchie nelle ultime ore, e penso che sia qualcosa di molto interessante perché è un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Cercherò di essere non solo breve ma anche televisivo, perché io non sono abituato a fare... Sei bravissimo, vai tranquillo. Vai, okay, vai, hai carta bianca. Hai carta bianca. Ma allora, io qualche giorno fa, c'è stata la fine del calciomercato, una persona molto molto nota all'interno dell'ambiente calcio, che fa l'agente FIFA e nonché procuratore da, secondo me, quasi 30 anni, se non di più, mi ha riferito telefonicamente, perché io naturalmente in questo momento non sono in Italia, di questa mossa da parte di John Elkann, presidente della Ferrari, che diciamo così proprietario dell'FC Juventus, di un riavvicinamento e quindi di un interesse che va al di là di quello che è l'interesse spiccio, e quindi è probabile che ci sia già stato un incontro, se non di più, per quello che io ritengo essere uno dei dirigenti più bravi e più importanti in questo momento in circolazione, non solo in Italia ma in Europa. Trattasi di Beppe Marotta, direttore. Beppe Marotta torna a casa, parla il re della Juve, il buon Opini. Bentornato Opini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Guarda che bel ciuffo, porca troia. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Bei capelli, bei capelli. Come va? Grazie, è stato il gatto. Bene, voi? Noi bene. Allora, ma questa mi sto riprendendo ancora dal doppio cambio Miretti Alessandro a San Siro gli ultimi 10 minuti, ma ci stiamo per riuscire, dai. Lo so, ma vabbè, però una nuova luce si sta avvicinando alla Juve, forse un nuovo inizio. Beh, molto chiaro quello che hai fatto sentire, molto chiaro. Io non capisco come certa gente non riesca a capire il concetto, anche perché qua parliamo di un'indiscrezione, non parliamo di una cosa fatta. Hai spiegato benissimo nel video, che dura molto di più di quanto vedere tu. Massimo ha rapporti attualmente con tantissimi procuratori, perché anche lui è un agente, ha giocato nel Napoli, nel Torino, in nazionale, in carriera, è un opinionista televisivo noto da anni ed è uno di quelli che spesso e volentieri ha lanciato delle situazioni in divenire o vicino all'essere tali che poi sono sempre dimostrate veritiere, perché quando lui racconta una cosa la racconta perché non gliela dice l'amico che fa il panettiere, con tutto rispetto per il panettiere, né il magazziniere della squadra, ma gliela dice o un amico stretto del personaggio in questione o un agente FIFA che lavora col personaggio in questione. Chiaro. Quindi qua si parla di un'indiscrezione molto forte, non potevo non riportarla. In tutto questo va specificato che qualora tutto ciò avvenisse, perché ripeto è un'ipotesi e basta, Giuntoli rimarrebbe come direttore sportivo, perché Marotta sarebbe non altro che un amministratore delegato, esattamente come quello che sta facendo all'Inter adesso. Sì, quindi la Marotta League potrebbe tornare a casa, fondamentalmente. Beh, perché prima come la chiamavano? Quando era la Juve, come lo chiamavano? Sì, no, ma... Memoria corta? No, io chiedo... Memoria corta, ragazzi, partiamo male. Visto che la Juve si sta accorgendo del potere, delle mani di Marotta sugli arbitri, se lo vuole riportare a casa, vuole questo primato. Attenzione, perché abbiamo un contatto diretto di Marotta. Io le eviterei questa battuta, però il concetto è un altro, sinceramente. Allora, io riprendo quello che ha detto anche Zazzaroni qualche settimana fa a Pressing, e lui ha ragione in dire quello che dice. Cioè, lui dice che Marotta è un grandissimo professionista perché tiene benissimo contatti con chiunque. Questo non è un input negativo per una D.
Cioè, se Marotta è bravo a gestire tutte le situazioni di salotto, chiaro, tra virgolette, attorno all'Inter, è un pregio per l'Inter, infatti lo si vede. Ma Freddy, ma lo chiama... No, lo si vede dai risultati, intendo, non, da, non solo da questioni VAR o non VAR, arbitri non arbitri, anche perché Marotta per me... No, io non credo nella malafede, ragazzi, in questo non cascherò mai. Io credo in errori di esseri umani che possono contare sulla soggettività di una decisione. Anche perché tu l'hai passato per anni, quindi... No, dico, anche perché voi della Juve l'avete passato per anni, quello che sta passando l'Inter adesso, diciamo, che ogni partita si cercava l'errore, no? Certo, rubando, fondamentalmente. No, ma no, ma anche perché... l'interista perché non lo sono. Lì sono uscite le prove alla Juventus, all'Inter no, però. Occhio, perché non torna a parlare del 2006, ma le carte dicono tutt'altro, soprattutto quelle del 2011. Cosa ne pensi delle pareti? Sulle pareti nere, sai che forse darebbero un po' più respiro alla stanza, però, effettivamente. È una sala piena di luci, ragazzi, piena di vetri questa casa qua. Mamma mia, mamma mia, è bellissima. Complimenti per la casa, Francesco. È in affitto, sono in affitto dal mio gatto, è tua. Che lavoro fa? Che lavoro fa il suo gatto, scusi? Il mio gatto è procuratore, procuratore, è un agente FIFA anche lui. No? Certo. Ah, un attimo che c'è, abbiamo un contatto diretto di Marotta. Sempre Manfredi con queste... Buonasera, Torre. Buonasera. Ormai vive in pre-live. Buonasera, come sta? Prego. Ciao, Francesco. Ciao a tutti. No, stavo sentendo le parole di Francesco, anche ho avuto l'onore di seguire il suo video di 2 minuti e 25 nel quale intervista un ex calciatore che forse ha bisogno di molta pubblicità. No, perché... vedi, partiamo male. No. Perché questo signore, il grandissimo Massimo Brandati... Occhio. All'intermediario occhio, di mercato. Occhio alle diffamazioni, occhio. Ah, occhio alle diffamazioni, ma dai, ma piace. Occhio. Dai, occhio. Va bene, guarda. Vai, parla tu. No, ma io se ci sei tu in collegamento che fai il buffone non sto neanche più in diretta, te lo dico, non ho problemi, non ho bisogno di visibilità qua. Io non ho il coraggio di affrontare l'uno contro uno, tu non hai il coraggio. Prego, tu sai dove sono gli studi? Vieni. No, allora ragazzi, no. Ma perché organizza sta roba? Ti ho risposto, tu non hai il coraggio di affrontare, tu sei qua a fare, da un secondo e mezzo sei lì, hai detto due robe per le quali sei querelabile, due, non una. Ma a me non allora ti avviso che io sono qua per parlare con loro in modo serio. Se tu vuoi prendere delle view, dei like, tu conosci Brandati? Tu conosci Brandati? Tu conosci con chi lavora, con chi collabora? Fortuna, non conosco Brandati. Allora meglio. Ieri che ha detto una combinata tremenda, perché è da 3 anni che si fa pubblicità in questo modo. È 3 anni. Pubblicità. Tu sai che lavoro fa Brandati? Anni che si fa pubblicità su Marotta. Tu sai che lavoro fa Brandati? Ragazzi, tu sai che lavoro fa Brandati? Brandati fa il procuratore, non lo so cosa fa. Allora fortunatamente è un professionista. A Marotta gliel'ho dovuto dire io che era uscita questa notizia, non Brandati. Cosa? Ma lei parla con Marotta. Vabbè, dai. Tu hai avuto solo fortuna nella vita, Francesco, e lo sai anche tu. Dilla. Non la dico, ma lo sai anche dilla. Tu. Ne sei dilla, qual è? Francesco, qual è? Dilla. Qual è? Di vendere automobili da 20 anni? Di vendere automobili da 20 anni? Qual è? Dilla. Ne sei consapevole. Dilla. Guarda che hai già dato per intendere. Cioè, non è un problema querelare anche te. A me non cambia niente. Querela? Ma cosa mi interessa a me? Ma poi vediamo. Francesco, ma tu pensi che io... Tu fai troppo il ganassa, tu fai troppo quello... Cosa fai? Ragazzi, io ve lo dico per rispetto, Andrea e Manfredi, se il signore in questione vuol parlare così, è meglio che parli da solo del suo bar di quartiere. Discutiamo! Poi dico il cappello, per il serio, va. Sistema di capelli tu invece, va. Secondo me stai esagerando. Sono miei. Secondo me... Buon per te, che se me frega me. Oh, Torre, ti tolgo. Secondo me stai esagerando. No, vabbè, ma censuratemi, non ho problemi, censuratemi. Non è problema. Questo è... Questo è il bello del web, si fa pubblicità da solo, signor Torre. Prego, vai pure avanti, che mi diverto. Vai. Pubblicità, perché la TV sei arrivato sui social, ci sarà un perché. Certo. Perché, no? Infatti, sì, certo. No, ci sarà un perché. Certo. Dai, certo. Non farmi continuare, che è inutile. Perché rosichi? Dai, andiamo argomento, vai. Dimmi di cosa devo rosicare. Vai. Rosicare. Ma di cosa devo rosicare? Vai, dimmi. Vai avanti. Vai, però, tu perché ti sei buttato? Allora, un attimo, ho tolto io. Oh, là. Censurato. No ragazzi, perché sappiamo perché sei lì, è chiaramente un riferimento ai miei genitori, quindi io non ho problemi perché da 8 anni che dico queste cose, ma
se questo personaggio vuole cercare lo scontro con me per poi avere dei like o delle view, prego faccia, ma lo facciamo in tribunale che è meglio. No, no, è che torniamo al calcio, Francesco, perdono. Esatto. Ma io lo so, ragazzi, vi seguo e mi divertite anche. Il problema è quando uno arriva per fare questo e io ne conosco a bizzeffe. Allora, una cosa, io non sono popolare come Alba, che tra l'altro... Come no, tu sei popolarissimo. Io ti conosco dai tempi che furono di YouTube, lascia perdere, che tu eri un mio idolo. Prima di capire che fossi interista, scherzo. No, allora, e ci tengo a dire una cosa però, che se un giorno domani mia figlia volesse, io non l'ho mai messa sui social, come credo neanche Alba, anche perché non c'erano, però se un domani mia figlia volesse fare una carriera di intrattenimento, non è che deve essere un malus avere un genitore che ha già fatto quel lavoro lì, eh? Ognuno deve... No, ma guarda, Andrea, io non ho... Io non lavoro sui social, i social sono un mezzo di comunicazione, perché io lavoro in televisione e sono un commerciante da 20 anni, il signore non sa di cosa parla, e questa reazione qua è una di quelle che io non perdono più. Quindi no, sono quelle che si troveranno poi a dover discutere. Secondo me, visto che hai detto che spesso ci guardi, e che noi anche ci insultiamo, ma sul calcio... ma l'ho capito io, esatto. Un conto è lo sfottò. Guarda, io sono pro sfottò in tutti i sensi e in tutti i modi, ma non sono pro sfottò del personale. E questo vale per tutti, e non per me, vale per te, per voi quattro, per il signore in questione di prima, con il cappello. Vuole chiedere scusa, credo. Prima che entra Torres, una cosa è parlare di Marotta e anche, quello che ha detto. Non sa neanche che non faccio l'influencer, deve imparare a capire prima. Anche i toni, da una parte, cioè anche i toni, perché Torre può esporre tranquillamente il suo pensiero, però i toni comunque vanno moderati, cioè può esporlo, ma con i toni giusti, prego. Cioè, allora, va bene, proviamo. Ma ragazzi, c'è stato forse un problema. Io sono entrato parlando di calcio, è Francesco che l'ha buttata su tutt'altro, punto. Io posso dire, perché lui ha iniziato con la minaccia della querela di Brambati. Posso dire che Brambati, dal mio punto di vista, è 3 anni che si fa pubblicità su questa situazione. Posso dirlo? O non posso dirlo? Allora, è lecito? Certo che lo può dire. Certo. Posso dirlo? Certo, stato minacciato di querela dopo aver detto questa frase. Vi sembra normale? Che cerca pubblicità. Cerca pubblicità! Lo ripeto! Vabbè, Uno che non ha neanche i social, complimenti. Andiamo avanti. Perché servono i social per parlare di una persona? Tu dove sei? Sui social, ma che c'entra? Bene. Andiamo avanti, parliamo di calcio, dai. Però è un punto suo, punto di... E non posso dire un mio punto di vista, capito? Certo. No, basta, chiaro. Non è stato... Ma io difendo una persona seria, ragazzi. Io difendo una persona seria perché so cosa fa. Non solo Torre, ma molti ci hanno mandato questa cosa qui, che testimonia il fatto che Brambati, circa ogni a distanza di un anno, spunta con sta cosa di Marotta. Quindi chiaramente noi ti chiediamo, magari Torre ha sbagliato i modi, però non è che è una cosa un po' forzata, se uno può chiedere, No, vi spiego come funziona qua. Lui, da quando ha parlato con me ieri, ha ricevuto, ovviamente, a parte che collabora in continuazione con TNV Radio, è una radio con cui lavora, esattamente come Telecity Network, eccetera, eccetera. Queste qua sono le situazioni in cui lui lavora sempre, e ovviamente hanno ripreso la cosa di ieri dopo il video. Come 3 anni fa, per esempio, al contrario, lui si prese un mese di insulti gratuiti sul profilo della fidanzata, perché lui non aveva neanche i social, se non forse Facebook all'epoca, perché disse prima del Ciringuito, prima di Sport Mediaset, prima di Sky, eccetera, eccetera, che Ronaldo sarebbe arrivato alla Juve perché lui è molto, 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 molto amico di Armani. E quindi tramite conoscenze varie aveva saputo di questa roba da canali loro, ok? Non da canali di Armani, ma da canali interni suoi, di conoscenze. Francesco, ti posso fare una domanda? Posso farti una domanda? Certo, anche due. Io conosco non personalmente Brambati, perché lo seguo da sempre, dai tempi di Seth Gold, quindi so il professionista, so l'intermediario, so che quando parla non parla a vuoto, poi uno la può prendere, perché... Certo. Ti chiedo, secondo te, tu che fai parte del mondo Juve, che conosci bene il mondo Juve, è verosimile che Marotta, che non è andato via proprio, si può dire, non in maniera leggera, possa tornare nell'ambiente in cui, insomma, lui non si è diviso dalla Juventus in maniera... È la stessa domanda che gli ho posto io.
La risposta è quella che dà nel video dopo i 2 minuti e 25, dove fa capire che la realtà societaria e la proprietà Exor con Stellantis, Ferrari, Iveco, Juventus, eccetera, eccetera, è una società seria e solida, e probabilmente se ci sono dei dubbi sul suo futuro derivano proprio da quello che potrà fare Zhang in futuro sulla cessione o meno della società. Abbiamo visto il Milan, no, per esempio, una volta sì, che cede le quote, piano piano... Se posso aggiungere anche un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, una delle ultime interviste che ha fatto Marotta, sì, lui dice che dopo l'Inter vuole solo intraprendere un percorso politico, quindi sì, o di sì, Lega Calcio o sì, a livello... Tu sai che si è parlato anche, certo, di Marotta in politica. Sì, sì, verissimo. Questa roba qui... Beh, le dichiarazioni sono dichiarazioni da dell'Inter, esattamente come quando la Juventus disse che Higuaín non interessava, invece l'aveva preso 2 mesi prima. Va bene, bene. Allora. Ma posso dare solo un'ultima domanda, perdonatemi, senza rischiare una querela, che non ho paura di affrontare, ovviamente. Vabbè. Volevo chiedere al signor Francesco. Di Faina si è fatto... Prego, prego. Allora. No, non esageriamo. No, non è sicuramente una paura. Volevo chiedere al signor Francesco, visto che questa situazione di Marotta non si sa cosa farà Zhang in futuro, potrebbe vendere, potrebbe così. Quindi Marotta va a rinnovare fino al 2027 senza avere una certezza, giusto? Joao Pinto cosa ha fatto? Questa è un'altra cosa che si sono chiesti molti. Joao Pinto cosa ha fatto? Non mi ricordo, ma mi sembra la stessa cosa. Tu lo sai come vengono depositati i contratti dei calciatori e come vengono fatti i contratti degli amministratori delegati? Secondo te sono uguali? No. Ecco, ti sei risposto, perché il contratto da giocatore viene, certo, depositato in Lega e ha un'altra struttura. Il contratto da AD, come la AD di tutte le aziende, qualsiasi azienda, non solo calcistica, anche un'azienda di profumi, di vestiti, di qualsiasi genere, la D può decidere tranquillamente di rescindere il contratto e cambiare sì, aria se vuole farlo. Ma qua nessuno ha parlato. Qua nessuno ha parlato. Attenzione, tu stai confondendo, come tanti altri, oltre ad altre cose che, di cui abbiamo già parlato, stai confondendo il fatto che... Voglio provare il bacio. A differenza di un'indiscrezione. In italiano indiscrezione non è notizia confermata. Certo, però se poi parli con Beppe Marotta e lui non sa niente, capisci bene che è un'indiscrezione buttata a vuoto dal mio punto di vista. Tu parli con Beppe Marotta? Sì. E cosa ti ha detto su questa cosa? Allora, certo che non c'è niente di vero. Dai, torniamo a fare i seri per cortesia, ragazzi. No, ma adesso Francesco vuole dire cosa pensi? Che se c'è i capelli da due parti puoi fare quello. Torniamo a fare i seri. No, ma tu hai invidia, non ho capito, ma tu vedi che vedi qual è il problema? Vedi qual è. Ma chi ti credi di essere? Vai, vai. Ma chi ti credi di essere? Vai, cos'è per cosa? Per averti chiesto se tu parli con Marotta, questa è la tua reazione, vai ancora sul personale. Ho fatto la faccia come per dire, figurati se sto coglione parla con Marotta. Io ho detto questo? L'abbiamo fatta tutti, dai, per favore. Ragazzi, mi dispiace perché si abbassa anche la qualità della nostra trasmissione con questo soggetto. Lancio io con questa chiusa la prima volta che incontrai Alba. Funerata, signora Preti, non si può sentire. Sì. Però se mi non cara, ti ricordo, Alba. Ti ricordo. Quanti ricordi, Alba? Fa un po' strano per me essere qui davanti a lei e dedicarle solo parole. Grande Fry, grande. Salutami, Alba, che è sempre veramente una grande professionista. Queste sono cose divertenti, ragazzi. Questa è ironia. Allora, ringraziamo Pini, io vorrei far rientrare Torre per una pace, ma secondo me bisogna dormirci sopra. Dubito. Allora, grazie Fra di essere stato con noi. Grazie a voi, un abbraccio a tutti voi e un augurio che il ragazzo in questione possa migliorarsi. Grazie. Ciao.